Ciao ragazzi, oggi borsetta gufetta, realizzerò una borsa gufo con questo kit creativo dell'arte a parte, poi farò una sorpresa a Matilde. È dai tempi della macchina degli stickers quando ho fatto una sorpresa appiccicosa per Nicolò che giustamente mi chiedete di fare anche una sorpresa per Matilde, mi pare giustissimo. E così quando navigavo in giro per il web alla ricerca di kit creativi, magari che fossero kawaii, che fossero nuovi, ho trovato questi kit dell'arte a parte e poi è nata questa collaborazione. Io li ringrazio molto perché questi kit sono fatti veramente molto bene, c'è anche l'unicorno, vi lascio qua il link del sito nelle info proprio qua sotto del video. I materiali sono ottimi, questo feltro è morbidissimo, sono già pretagliati e preforati che aiutano le mie capacità di ricamo, perché dai tempi in cui andavo alle elementari mia mamma mi insegnò a ricamare i fazzoletti, i tovaglioli per la tovaglia della nostra casa, che erano francamente bellissimi, ed è da quei tempi che non vado a cucire. E poi ci sono gli elementi già pronti da adesivare e poi guardate che carine che sono anche le zampine che sono in panno lenci, abbiamo il filo di lana per andare a ricamare e poi il nastrino per fare il nastrino decorativo della nostra gufetta. Questi sono gli occhi ovviamente, ma gli occhi poi li vedremo, sono anche ballonzolosi. Questi sono nel sacchettino, abbiamo i bottoni, ottima anche la scelta di colori, di stile, abbiamo il becco della nostra gufetta e dicevo gli occhi ballonzolosi, per cui quando poi si va in giro a passeggiare con la borsetta gufetta lei sembra quasi che ti guardi. L'ago fatto appositamente per i fili di lana, non ha la punta per la sicurezza, ma iniziamo a fare la nostra borsetta gufetta. Quindi prima togliamo la pellicola protettiva dell'area adesiva, andiamo a appiccicare la panciotta adesiva della nostra gufetta sulla sagoma anteriore della stessa e andiamo poi a schiacciare per bene col dito, di modo che poi resterà per bene sempre appiccicata. Destickeriamo anche quelli che sono gli occhi, o meglio il fondo occhi della gufetta, mettiamo anche la parte centrale, eccoci qua, uno a sinistra e uno a destra, si stickerano e destickerano veramente molto molto semplicemente. E a questo punto mancano solo quelli che sono gli occhietti, quindi un occhietto a sinistra, un occhietto a destra e la sagoma, la nostra gufetta è pronta. Anzi no ragazzi, manca ancora, stavo dimenticando, prima una giocata ballonzolare, stavo dimenticando anche il becco che ho inserito, eccolo lì. E poi iniziamo a cucire, quindi prima cosa da fare è un nodo lì dell'ago e un nodo ragazzi alla fine del filo. Più o meno direi che un 30 cm di filo potevano più che bastare, io ho molto abbondato, mi vedete tirare molto perché ho detto beh, chissà quanto filo mi serve, non avevo appunto questa esperienza fresca di ricamo. Questo è il punto filza, che è un grande classico, forse uno dei più semplici del ricamo, dove si va da destra a sinistra, si entra e si esce, vedete entro da una parte, faccio scorrere tutto il filo, poi zac esco fuori dall'altra parte e poi tiro, non troppo perché altrimenti dopo diventa un po' troppo piegoso, per cui un po' con l'esperienza si capisce quanto bisogna tirare. E continuo a entrare, uscire, il panno lenci è bello spesso e il feltro soprattutto è bello spesso, questo ci permette poi di andare molto semplicemente a fare questo movimento. Ci vuole un attimo di attenzione giusto sulle zampine, di modo da entrare sempre correttamente in questo modo, e le zampine non sono appiccicate dall'adesivo, no, niente sticker, in questo caso è proprio il filo stesso che le va ad attaccare al resto della sagoma della gufetta. Un nodo alla fine, quando sono arrivato al termine ho appiccicato la parte anteriore poi al corpo della borsetta ed eccoci che alla fine ci siamo, la parte anteriore è fatta. Stesso procedimento per la parte posteriore, quindi un nodo prima all'altezza dell'ago, un nodo alla fine del filo, poi punto filza, entro, esco, guardate che veloce, non scherzo che sono, e vado alla fine, eccoci qua, a fare il nodo di chiusura, una tagliuzzata con le forbicine. E la mia borsetta gufetta, o meglio il suo corpo, è realizzato ed è veramente molto cute, molto kawaii ed è anche una grande capacità. Io credo che Matilde ci potrà mettere dentro di tutto perché la mia manona ci sta decisamente alla grande. E ora è l'ora, scusate la ripetizione del bottone, andiamo a inserire il filo, anche in questo caso sempre il nodo iniziale e il nodo finale, poi vado dentro e fuori, una specie di punto filza applicato in un unico posto al bottone. E poi vado, posso fare un nodo qua alla fine oppure posso sempre cucire andando dentro e fuori un po' in maniera random. Chiudo con la forbicina e il nostro bottone è pronto. Bottone da una parte e poi lo stesso procedimento per il bottone dall'altra parte. Quindi entro, esco, poi chiudo, chiudo la parte finale, taglio con la forbicina. Eccoci qua con quella che è la tracolla, che ha questo movimento che ricorda un po' gli occhi della gufetta e ha anche lei questo bel fucsia. Manca solamente un elemento decorativo che rende la nostra borsetta un po' più fashion e un po' più chic. E qua ci vuole il fiocchetto. Per farlo ho praticamente fatto il laccio delle scarpe, lo stesso metodo. E poi volevo dare un po' più di corpo al fiocchetto. Allora papà cosa si inventa di utilizzare? Il cacciavite. Ok ragazzi, ho le dita troppo grosse, ho utilizzato la parte superiore del cacciavite ed ecco qua una bella tagliata in diagonale del fiocchetto e la mia borsetta è stata realizzata. Ci ho messo veramente pochissimo,
Il risultato è ottimo, è molto molto kawaii. E a questo punto, borsetta realizzata, ragazzi, c'è anche il nastro biadesivo per andare ad appiccicarla sulla borsetta. È pronta, andiamo a regalarla. Mati, c'è una sorpresa per te. Wow, wow, guarda! Guarda cosa ha fatto Papino, hai visto? Senti, che animale è questo? Che animale? Il gufetto! È rosa? Ti piace, amore? Il gufetto rosa? Cos'è questo? Il becco. Becco! È il becco, brava! Con zampe gialle. Ha le zampe gialle, brava! Brava! Tutto, anche l'orsetto cupcake ci sta, che è bene, grande, è molto grande, sì. Bravo il papà però, eh? Hai visto quanto ho cucito papà? Ha fatto tutto lui, eh? Non sembra, però ce l'ho fatta. Quanta roba! Adesso l'indosso ragazzi, vai con l'indosso, wow, perfetto. Ma così cade, sulla spalla, ecco. Oh, una bella passeggiata. E portiamo, sei contenta amore, sono felice. E portiamo tutte le cose in cameretta. Andiamo, 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 andiamo. Eccoci arrivati, eccoci in cameretta. Portiamo tutte le cose che abbiamo messo qua in cameretta. Eccoci, giochi, fazzoletti, il latte per le bambole. La collana. La collana. Oh, il latte all'orsetto cupcake. Nella borsa manca la spazzola, andiamo in bagnetto a prenderla. Sì, andiamo. La spazzola, qui manca la spazzola. Oh, bravissima. Che nella borsa ci vuole anche la spazzola. Che brava, hai chiuso la luce, Mati. Spazzola nella borsa, ci sta? Sì. Sì, papà ha fatto una borsa così grande che ci sta proprio tutto, bene. Un'occhiata allo specchio, come stai, Mati? Bene. Bene. Oh, ecco tutte le cose. Adesso abbiamo anche la spazzola. Si mangia la spazzola? Non si mangia la spazzola. Ah, non farlo. Birba, no. Era la spazzola di quando era piccolo papà. Ti è piaciuta, Mati, la borsetta che ti ha fatto il papà? Sono contento. Salutiamo i bambini, Matilde. Gli facciamo un bel ciao. Sì. Vai, ciao. Ciao. E se questo video vi è piaciuto, potete mettere un pollicione, vero? È un pollicione.